Claudio Gaudiello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ciao Roberto, come stai? Bene, tu? Bene, 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 dai. Allora, senti, coordinatore del settore Fiamme Oro. Sì, diciamo che da qualche mese ho avuto questa nomina perché diciamo, il collega che aveva questo ruolo è andato in pensione. E ne approfitto per, come dire, salutarlo e ringraziarlo. Perché ho collaborato con lui in questi anni a stretto a braccetto e mi sono trovato benissimo ed è una persona meravigliosa, ripeto, a cui faccio un grosso in bocca al lupo per il suo futuro che è il commissario Massimo Maurotto e niente, mi faceva piacere salutarlo, ecco, Hai fatto pubblicamente. bene. Lo saluto anch'io e lo ringrazio per il lavoro che ha fatto quantomeno per il rugby, oltre che per le Fiamme Oro. Un tributo preziosissimo, ecco, ed è stato per me veramente fondamentale essere al suo fianco e poi, come dire, succedergli, ecco. Ecco, bene, è andato tutto, è stata una prosecuzione naturale. Sì, io diciamo ho fatto un percorso che ho iniziato un po' diversi anni fa e all'epoca, insomma, grazie al dottor Forgione e Bruno Pighetti che diciamo, hanno voluto che io iniziassi questo percorso e pian piano insomma sono partito dal basso, diciamo così, e poi all'inizio mi occupavo un po' del marketing, della comunicazione, degli sponsor, poi dopo ho avuto l'incarico di direttore sportivo e poi dopo quest'ultimo incarico che diciamo è quello. Chiamiamolo un po' così prestigioso che c'è nell'organigramma Fiamme Oro, che è quello di coordinatore del settore, di tutto il settore rugby. Per cui, insomma, sono felice e sono, come dire, grato a chi in questi anni ha creduto in me per far sì che io potessi raggiungere questo risultato. Per cui, mi Buono. permetto di ringraziare il dottor Forgione, che è stata la prima persona, Bruno Pighetti, e poi pian piano sono state altre persone come il dottor Montini, che chiaramente è il presidente di tutti i gruppi sportivi delle Fiamme Oro, il dottor D'Ambrosi, in questo momento nell'organigramma abbiamo una figura che è molto preziosa per noi, che è il dottor Niglio, che è il consigliere delegato Legato, sì. l'attività del settore rugby della prima squadra, che è la persona con la quale io mi interfaccio quotidianamente per tutte quelle che sono le dinamiche e come dire, i problemi da risolvere sul rugby. Per cui un ringraziamento lo faccio anche a lui, perché anche lui diciamo, ha creduto in me anche lui ha fatto piacere diciamo, che mi sia stata data questa nomina, per cui ringrazio anche lui, ecco. Perfetto. Allora, dopo questi ringraziamenti, vista la tua posizione che ricopri, chi meglio di te ci può raccontare della notizia bomba? Gianluca Guidi, nuovo allenatore delle Fiamme Oro. Sì, l'abbiamo annunciato oggi. In realtà è un gradito ritorno perché Gianluca è stato allenatore già alcuni anni fa e aveva fatto, secondo me, un gran lavoro. L'ultimo anno, diciamo, il suo terzo anno era l'anno in cui stavamo veramente andando alla grande, eravamo secondi in classifica un mese e mezzo dalla fine del campionato, che però purtroppo fu interrotto Il Covid. dal Covid e quindi diciamo poi lui ebbe un'offerta da Calvisano per cui diciamo ci lasciammo di comune accordo e siamo andati diciamo su un allenatore che già conosce l'ambiente, è stato qui, sa cosa significa insomma lavorare nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro Rugby, sa cosa significa diciamo, essere comunque un riferimento perché apparteniamo ad un'istituzione come la Polizia di Stato e quindi insieme al consigliere delegato e dottore Niglio e soprattutto poi diciamo, sulla decisione che poi alla fine abbiamo condivisa e insieme al dottor Montini che ha detto l'ultima parola, giustamente siamo andati su Gianluca Guidi, ecco, e siamo contenti di aver ripreso Gianluca perché secondo me è tra quei due o tre allenatori
più bravi che ci siano in Italia, sia per competenze tecniche, sia per esperienza, sia per vissuto, sia Certo. per tante cose. Insomma, siamo contenti di aver scelto Gianluca, ecco. Tra parentesi, lui ha un contratto di 2 stagioni, opzione sulla terza, cioè quindi avete fatto diciamo, un'operazione abbastanza a lungo termine. Sì, abbiamo fatto a lungo termine per due motivi, perché io credo che poi, voglio dire, ad un allenatore va anche in qualche modo Data dato fiducia. fiducia e soprattutto, insomma, non è che i risultati arrivino in maniera immediata. Cioè, noi ci auguriamo, che già da subito, voglio dire, di partire col piede giusto, però quello che gli abbiamo chiesto a lui è proprio per questo abbiamo parlato diciamo, anche del terzo anno, perché insomma, ci farebbe piacere che lui ci lasciasse qualcosa, così come già aveva fatto in passato, di fare anche un po' da formatore a quelli che sono i nostri tecnici più giovani, perché poi il nostro obiettivo è avere una filiera di tecnici tutti fiamme oro e poi poter dare, come dire, la squadra ad un tecnico poliziotto che possa averla, come dire, per un lungo periodo. Per quello lui abbiamo chiesto anche, siccome è un bravo formatore, gli abbiamo chiesto anche di darci una mano per tirare su dei tecnici. Senti, è stata una scelta che avete fatto tutti, ma comunque è partita dal presidente Montini? Il presidente Montini conosceva già Gianluca, anche lui, perché lo aveva comunque visto all'opera negli anni addietro. E quindi lui, diciamo, non ha esitato, come dire, a dire a noi andiamo su questa direzione, perché ho degli ottimi ricordi di Gianluca e sono convinto che è un allenatore che, insomma, già collaudato, che conosce l'ambiente ed è un allenatore che comunque è abituato a vincere. Siccome noi abbiamo necessità di portare dei risultati alla nostra amministrazione in maniera rapida e immediata, abbiamo deciso di fare questa scelta e di andare su Gianluca Guidi. Certo. Senti, tra parentesi, l'allenatore che lui ha sostituito, dice Alessandro Castagna, è uno di voi perché era dentro le fiamme oro da una vita. Cosa fa? Lui rimane come un secondo, come consulente, tutto quanto, o Allora, prende un'altra strada? con Alessandro, e ne approfitto anche per come dire, ringraziare lui pubblicamente per il lavoro che ha fatto quest'anno alla sua prima esperienza come capo allenatore, per cui per lui è stata, insomma, un'esperienza che sicuramente lo ha, come dire, formato ancora di più come tecnico. E lui è un appartenente alla nostra amministrazione, alla Polizia di Stato, è un tecnico molto, molto, come dire, considerato anche a livello federale, tant'è che la federazione vorrà impiegarlo in modo molto più, come dire, continuativo con il centro di formazione di Roma e credo che, voglio dire, per la federazione possa essere utile anche per qualche nazionale juniores. Per cui con Alessandro di comune accordo abbiamo deciso che, insomma, il suo percorso di crescita passi in questo momento anche attraverso la federazione. E rispetto alla sua posizione per il futuro, stiamo ancora in via come dire, di definizione per capire come poterlo e se poterlo utilizzare comunque. Però Capito. lo stiamo facendo in totale, come dire, serenità e trasparenza, ecco. Certo. Senti, visto che siamo in argomento giocatori, avete qualche altro obiettivo oppure voi avete peraltro una rosa molto, molto ampia come tipo quella del Colorno che si basa sui 45 giocatori. La domanda è, pensate di fare dei nuovi acquisti? Pensate di sostituire alcuni giocatori, poi anche per età, non dico, avete qualche risorsa interna? Sicuramente l'obiettivo è sfoltire un po' anche dal punto di vista numerico la rosa, e quindi ci saranno dei giocatori che termineranno un percorso con noi e che poi ovviamente verranno restituiti al servizio ordinario.
per poi poter essere impiegati come poliziotti. E quindi sicuramente ci sarà uno sfoltimento della rosa. Nello stesso tempo abbiamo da poco il Ministero ha bandito un concorso per tutte le discipline sportive, per le Fiamme Oro, e a noi sono stati assegnati tre posti, che sono un pilone sinistro, un tallonatore e un numero 8. Questi sono i ruoli che abbiamo messo a concorso. Ci sono una serie di candidati perché è un concorso pubblico, anche se bisogna avere determinati requisiti per poter partecipare, devi essere atleta di interesse nazionale, avere un determinato curriculum per poter concorrere. Ci sono una serie di candidati, ma siccome il concorso è ancora in atto, non mi sento di poter dire, siccome è un concorso pubblico per titoli, non mi sento di poter dire prendiamo Tizio piuttosto che Caio. E quant'altro. Quindi è un concorso dove abbiamo tre posti e in questo momento abbiamo diverse persone che si sono candidate. Ho capito, ho capito. Sì, non sapevo la dinamica statale, diciamo, come funziona, ecco, perché non mi spiegavo alcune logiche che adesso invece mi sono abbastanza chiare. Senti, parliamo del rugby giocato. Allora, la classifica, che era quella prima dei playoff, ovvero la regular season, dice Rovigo 71, Petrarca 66, Valo Rugby 61, Colorno 56 e Fiamme Oro 53. Ora, voi avete peraltro siete stati reduci da una partita recentemente come contro Petrarca Padova, che è finita 33-33, il che significa che avete fatto un campionato molto, comunque molto interessante e che i playoff, diciamo che li avete mancati per un soffio. Roberto, questo diciamo è ancora un po', come dire, una ferita aperta, no? Per certi aspetti, perché diciamo veramente abbiamo mancato i playoff per 3 punti, e 3 punti, come tu sai, nel rugby sono, voglio dire, tre bonus, non è neanche una partita. E diciamo un po' l'analisi che abbiamo fatto è che abbiamo fatto sicuramente un campionato di grande Bello, sì. impatto, no? Perché poi voglio dire, in casa non abbiamo mai perso, a parte col Valore che siamo andati a vincere anche qualche partita fuori casa, però è mancato quel qualcosina in più che ci potesse poi consentire di poter entrare. Perché quei 3 punti che non sono arrivati sono frutto di partite magari perse non facendo punti, vedi Viadana e vedi Valo Rugby, che erano due partite delicatissime alla fine del campionato, dove purtroppo non siamo riusciti a portare a casa punti. A Calvisano mi viene da pensare la partita di Calvisano, dove l'avevamo in pugno, avevamo vinto, e all'ultimo minuto prendiamo la meta all'80esimo, che non ci consente di prendere i 4 punti. Sono stati delle partite dove non siamo riusciti in qualche modo ad essere performanti al 100%, perché in un campionato così equilibrato, così come è stato quello di quest'anno, la differenza la fanno i dettagli, la fanno i dettagli. Quindi a noi, ecco, è mancato quel pizzico di convinzione per poter crederci fino in fondo. Non che noi ragazzi non ci abbiano creduto, anzi, io ai ragazzi gli faccio un plauso perché comunque ad una giornata fino alla fine, fino a 2 giornate dal termine, comunque eravamo lì. Però è mancato quel qualcosina che ci vuole in più che potesse consentirci di entrare. E quindi noi dobbiamo ri ripartire proprio da lì, perché dobbiamo mettere ancora quel pizzico in più per alzare l'asticella per poter essere alla pari delle altre. Certo, tra parentesi, Claudio, secondo te è stato un buon campionato o no? Nel senso, rispetto a altri anni quando c'erano delle squadre che possiamo definire materasso, quest'anno io ho visto un campionato che erano anni che non lo vedevo così bello ed equilibrato, proprio perché è stato aperto fino all'ultimo, le squadre sono state tutte competitive, quindi mi sono Assolutamente sì. divertito molto. Condivido in pieno ciò che hai detto, perché quest'anno io penso che c'erano almeno sei squadre che potevano, voglio dire, competere per i primi 4 posti. E sia per quanto riguarda i playoff e sia per quanto riguarda poi la retrocessione, voglio dire, la retrocessione è finita con uno spareggio
tra Moicano e Cussorino, per cui è stato un campionato sicuramente di un livello alto dove non era nulla scontato. Quindi è stato piacevole, ecco, c'è stata una bella, anche il primo e il secondo posto e si sono decisi alla penultima giornata, ecco. Anche per Petrarca, giusto per fare un esempio, che comunque è stata quella sempre, come dire, più costante, più, come dire, performante, è arrivata seconda ed è stata per molto tempo prima, e magari, voglio dire, tutti pensavamo che Petrarca comunque arrivasse prima alla regular season, ma poi prima è arrivata Rovigo, Vigo, sì. così come Calvisano, che comunque fino a quando poi non ha in qualche modo annunciato il fatto di voler ripartire poi da categorie inferiori, è stata lì. Voglio dire, ha battuto Petrarca in casa a 3 giornate dalla fine, pur sapendo magari che non era più in top 10. Con questo che cosa voglio dire? Che è stato un campionato sicuramente più competitivo, più equilibrato e io credo più bello da vedere, un po' per tutti. Sì, infatti. Tu l'hai vista peraltro la finale spareggio in Io TV? l'ho vista, sì, su Eleven, l'ho vista su Eleven. Io l'ho E anche andato allo stadio, è stata una partita veramente molto combattuta, cioè anche lì se passava il CUS non c'era niente da dire, assolutamente, assolutamente. Per me il CUS come prima esperienza in un campionato di top 10, insomma, è stata brava a giocarsi la salvezza all'ultima giornata. Sì. Il Mogliano, per quello che penso io, ecco, aveva dei giocatori un po' più esperti, che poi, voglio dire, alla fine Benetton, gli ha dato Piantella, gli ha dato il pilone e tutto quanto, insomma, è stata una cosa che giustamente quelli del Torino hanno detto benissimo, e a noi i permit quando ce li date. Questa è una situazione, diciamo, che io non voglio entrare in merito perché poi, insomma, si aprirebbero altri tipi di un altro Sì, dibattito, chiaro. però è chiaro che il Mogliano ad un certo punto è andato ad attingere, voglio dire, io non so se siano andati come permiti piuttosto che siano andati in modo definitivo, però sicuramente quei quattro lì gli è andato una grossa mano. Fermo Grazie restando che, insomma, Mogliano aveva giocatori come Semenzato, come Derbyshire, come Cercato, insomma, giocatori comunque di grande esperienza, ecco. sì. Per cui l'hanno meritato, insomma, alla fine, ecco. No, assolutamente. Senti, invece, Montemauri, Canna, Scott Lyle sono i tre che sono stati sorteggiati dai commentatori TV per essere in lizza per avere il miglior giocatore dell'anno, dei quali peraltro Canna era già stato premiato nel 2015. È una scelta buona? Tu avresti scelto anche qualcun altro o concordi con loro? No, sono stati sicuramente i 3 giocatori un po' più, come dire, che si sono messi sicuramente più in In luce luce. agli altri. Poi rispetto alla votazione, che chiaramente rispetto perché è la votazione pubblica, eccetera, io avrei scelto Canna, ma non perché sono di parte, perché è semplice poterlo dire essendo, diciamo, parte in causa, perché credo che Canna ancora oggi, ma lo dico veramente con estrema, come dire, serenità e senza peli sulla lingua, penso che è un giocatore che è veramente di un livello superiore al top 10 e io credo che possa tranquillamente ancora far parte del giro della nazionale maggiore. Questo è un mio pensiero che ripeto, lo dico in totale, come dire, sincerità, perché è un ragazzo di grande, di grande, grande qualità ancora e lo ha dimostrato. Pur scendendo di categoria, è stato un esempio in campo e fuori per tanti. E rispetto a Montemauri, e rispetto a Lyle, voglio dire, poi anche io credo sia straniero, quindi voglio dire, non voglio neanche, però voglio dire, questi due qua, voglio dire, ne hanno di strada da fare per poter arrivare a quello che ha fatto lui in corso degli anni, secondo me, ecco. Beh, sai, Montemauri comunque pare essere una grossa promessa perché l'anno prossimo giocherà in Pro 14 con le Zebre. È un ragazzo che ha sicuramente delle qualità, ma ripeto, per me, lo dico senza nulla, voglio dire, non togliere a nessuno, No, è un certo. ragazzo, insomma,
dire, deve dimostrare, ma ha tanto da dimostrare per poter, secondo me, andare a fare una Coppa del Mondo piuttosto che un Sei Nazioni da titolare, ecco. Ma ripeto, questo è il mio pensiero, che è esterno e che tengo per me. Non ha l'esperienza certamente di canna, perché No, ma non ha, non, più che esperienza, io direi che non ha le qualità, ah. a mio avviso, voglio dire, di canna, e quello che poi magari, voglio dire, viene chiesto, per me ad un 10, ma magari mi sbaglio, voglio dire, Vabbè, ripeto, tutto da è dimostrare. un mio pensiero. Vediamo, speriamo che sia in gamba per poter prendere comunque e Ah, alimentare il posto di qualcuno e alimentare la quello glielo nazionale. auguriamo, perché abbiamo bisogno di quel ruolo lì di italiani, anche perché, voglio dire, Garbisi, che è un punto di riferimento importante, poi, voglio dire, dopo Garbisi io, insomma, non vedo tanta scelta in quel ruolo lì, per cui io sicuramente, tant'è che adesso lui, io credo sia stato, sì, è nell'elenco Sì, dei convocati in preparazione alla Coppa del sì, Mondo, per cui, sì. per ragione, io gli faccio un grosso in bocca al lupo. Nello stesso tempo, voglio dire, ribadisco, preferisco ancora 100 volte Carletto Canna, Di ecco. Carletto. Senti, tu hai seguito ovviamente il campionato. I playoff, secondo te, hanno rispettato i tuoi personali pronostici? Cioè, tu avresti detto che passavano queste squadre? Allora, sì, io l'ho detto che passavano quelle squadre lì, perché vedendole giocare durante il campionato, nella parte finale del campionato, vedendole giocare anche contro di noi, erano le squadre che avevano, secondo me, qualcosa in più. E quindi il mio pronostico, diciamo, di base era che la finale sarebbe stata Rovigo-Petrarca. Però poi, come in tutte le cose, voglio dire, quello che parla è il campo. E nelle due semifinali che ho visto, io, per esempio, dico che meritava forse qualcosa in più il Colorno rispetto a Rovigo, per come ha giocato le due semifinali. Perché il Rovigo, che secondo me è la squadra che è arrivata più in forma alla fine del campionato, ha sofferto molto nelle due partite. Tant'è, la prima l'ha persa, la seconda, voglio dire, la vince quasi quasi alla fine, e c'è un episodio poi alla fine che, voglio dire, non favorisce Colorno, perché non so come andrà a finire, come poteva finire, come poteva finire, scusa, se il pallone, voglio dire, viene messo a disposizione e non c'è un fallo che poi fa Colorno. Però, ripeto, quella partita lì è stata una partita dove, a mio avviso, Colorno meritava di andare in finale, vedendola, ripeto, nelle due partite. Sì, chiaro, chiaro, chiaro. Certo. Vado Rugby fa una buona partita all'andata, e poi il ritorno, voglio dire, il Petrarca è venuto fuori, in tutto, insomma, è venuto Sai, fuori. il Petrarca lo dicevo anche con Mirko Amenta che ho incontrato. Il Petrarca ha questo secondo tempo dove agli ultimi 20 minuti. Dove Marcato fa dei cambi, entrano, sembrano assatanati e riescono a ribaltare qualsiasi tipo di partita. È una cosa. Petrarca è qualcosa, cioè, i giocatori. Allora, la differenza la fa proprio, come dici tu, con quelli che entrano, che sono allo stesso livello di quelli che escono, se Esatto. non forse qualcosa anche in più. Cioè, ha una rosa molto Sì. equilibrata, sia rispetto a chi gioca che magari a chi può partire dalla panchina. Stanno tutti sullo stesso livello, e questo è una cosa molto importante, perché poi quando fai i cambi, voglio dire, fai la differenza. Noi l'anno scorso perdiamo la finale di Coppa Italia con il Petrarca, dove siamo stati in partita fino al 15 minuti dal termine, dove Petrarca cambia quattro giocatori che sono allo stesso livello di quelli che poi erano in campo, rispetto a quelli che poi abbiamo cambiato noi. La differenza, voglio dire, tante volte, soprattutto in squadre comunque in rose consolidate, la fanno i cambi. E il Assolutamente, ho visto anche Petrarca ha la rosa più competitiva di tutto il campionato. assolutamente. Sì. Si è visto anche in finale di Coppa Italia Verona quando a quarto d'ora dalla fine il Valoragbi diciamo che stravinceva e ha fatto 3-4 cambi, marcato e cambiato il volto della partita in un quarto d'ora,
gli hanno recuperato tutti i punti e ne hanno fatti degli altri. Cioè, questo è, diciamo, il valore aggiunto del loro club. Top 9 e poi top 8. Tu come la vedi? Allora, inizialmente diciamo che non ero molto convinto delle 9 squadre, anche perché non abbiamo mai fatto un A campionato. 9. Quindi è la prima esperienza, nonostante siamo da diversi anni nel massimo campionato. Quindi detto ciò, voglio dire, sembrava una cosa un po' anomala. Però poi con l'obiettivo di portarlo ad 8 ha un senso. E quindi auguriamoci che poi il campionato a 8 squadre possa essere sicuramente un campionato, diciamo, più di livello e più competitivo, perché io credo che l'obiettivo della FIR sia proprio questo: renderlo il più competitivo possibile, e riducendolo a 8 squadre, io mi auguro che possa essere così. Senti, ci saranno meno partite da giocare, però. Sì, ci saranno meno partite, io mi auguro che la federazione riesca in qualche modo, come dire, ad organizzare al meglio il calendario, a darci anche l'opportunità di fare qualcos'altro. Non so cosa, sinceramente, perché non so se la Coppa Italia No, si fa o via. meno, anche lì ancora non è forse ben chiaro. Se tu mi dici che non si fa, diventa sicuramente un calendario un po' monco da un punto di vista di minutaggio, e i nostri giocatori hanno bisogno di giocare. Per cui mi auguro che la federazione possa metterci nelle condizioni di poter fare qualche altra competizione. Sì, Per se favorire questo, tutto qui. no diminuiscono proprio, cioè diminuisce lo spettacolo, ecco, tutto qua. No, perché voglio dire, già fai delle partite in meno, poi non togli altre. E, insomma, noi abbiamo bisogno di giocare proprio per far Giocare. vedere il nostro sport e promuoverlo, ecco. Infatti, infatti. Senti, poi ti lascio andare, ci sarai a Parma? Sì, sicuramente sì, assolutamente sì, Ah, ci assolutamente. vediamo lì, ci siamo tutti a Parma, sarà una bellissima festa. Sicuramente, perché poi voglio dire, è il derby d'Italia, il derby Eh Veneto, quindi sì. immagino i tifosi rossoblù che insomma faranno di tutto per, come dire, far sentire il loro calore, il loro tifo, perché poi vedi, se c'è una cosa da dire è questa: veramente è il tifo, il pubblico della città più rugbistica che c'è in Italia, insomma. Assolutamente, assolutamente. Infatti ci aspettiamo un Lanfranchi pieno come l'anno scorso. Sarà bellissimo vedere Lanfranchi, insomma, pieno di tifosi rossoblù, e poi sicuramente ci saranno anche tifosi padovani, perché poi è la loro festa, è il loro derby, e quindi che vinca il migliore, cosa possiamo dire, Speriamo di vedere una bella partita. ecco. A prescindere da questo, ecco, speriamo di vedere una gran Una bella bella partita di partita. un gran bello spettacolo, anche perché poi è una partita che va per la prima volta in diretta sulla Rai, su Rai 2, insomma, quindi insomma, auguriamoci di poter poi, come dire, commentare il bello spettacolo che il pubblico anche da casa può vedere, insomma. Lì alla fine intervisto tutti. Faccio un giro di tutti sugli spalti per chiedere com'è andata. Senti, volevo sapere una cosa, un'informazione proprio tecnica da te, che è il concorso per la polizia per Aperto a Tutti, dove possono partecipare, se ho ben capito, anche i ragazzi. Sì, possono partecipare tutti da 17 anni in poi, insomma, se hai diciassette anni compiuti, poi è un concorso pubblico, è un bando pubblico. È chiaro, bisogna avere dei requisiti, che sono atleta di interesse nazionale, la federazione ti certifica che tu sei un atleta di interesse nazionale, e puoi competere, concorrere per il concorso. Poi chi ha più titoli vince, insomma. Tutto qua. Trovano tutto sul sito. Della Polizia di Stato, nella sezione concorsi, c'è scritto tutto. Ok, perfetto. Allora, senti, io ti ringrazio, sei stato disponibile come al solito. Ci vediamo a Parma e buon rugby a tutti. È un piacere parlare con te di rugby, perché sei un grandissimo appassionato e sei anche competente, per cui Sono un dilettante appassionato. è vero. E quindi è un piacere. Grazie mille per l'intervista, Figurati. e ci vediamo a Parma. Certo, grazie, buon rugby a tutti. Ciao. Grazie.